Le mie radici invece sono qui, a Villa Cidro, dove non sono nato. Da ragazzo solo qui mi sentivo a casa mia. Solo qui mi pareva che la vita avesse un senso. E anche ora, tutte le volte che ci ritorno, mi sembra di poter capire veramente tutto. Qui ho fatto le mie prime grandi letture, passeggiando per questi viali, all'ombra di questi pini che mio nonno aveva piantato da giovane, o seduto sugli scalini dell'antica chiesetta del Carmine. Qui mi sono innamorato per la prima volta. Prima della fine della Grande Guerra lasciammo Cagliari e venimmo ad abitare qui, accanto al lavatoio pubblico. Il nostro giardino si affacciava su questa piazza. Laggiù erano gli abbeveratoi, proprio sotto la casa dove abitavano i cugini, figli dello zio medico. E laggiù è la grande magnolia del nostro giardino, sulla quale mi arrampicavo per parlare con i cugini a distanza. Sotto era la tettoia del lavatoio. Siccome l'acqua non arrivava nelle case, il lavatoio allora era molto più frequentato. C'erano moltissime donne che si contendevano le vasche di pietra e litigavano e lavavano sbattendo i panni. L'aria era piena delle loro voci, dei loro richiami, delle loro grida. Quando mio padre tornò dalla guerra, ci trasferimmo in via Roma nella vecchia casa del senatore Loru, nostro prozio, in quel tempo la più bella casa del paese. Qui ho passato gli anni dell'adolescenza. Qui sono cresciuto. E qui sono cresciuti con me i personaggi di San Silvano, di Michele Boschino, dei Passeri. Anche se ho scritto i miei libri lontano da qui, è qui che sono nati. In questa casa che è la vera sola mia casa. Villa Cidro è cresciuta, fa quasi 10.000 abitanti, ma la parte alta del paese è rimasta tale e quale. Come prima, l'acqua la vanno a prendere le donne alle fontane. Riconosco le casupole di allora, i piccoli cortili, la legnaia, il somarello. Anche i rumori sono gli stessi, a parte qualche lontano ronzio di motore. Qui le donne faticano molto e invecchiano presto. A 30 anni sono già sfiorite. Ma alcune di queste che ora mi si fanno attorno devono essere mie coetanee. Le riconosco. Assunta, Annetta, Rosa. Se chiudo gli occhi, i loro visi ritornano come allora, freschi, senza rughe. Belle ragazze selvatiche, giovani spose che mi davano soggezione. Io da ragazzo parlavo il nostro dialetto con molta difficoltà, perché in casa mia era proibito farne uso. Ora invece vedo che me la cavo abbastanza bene. Chissà che cosa ci separava allora. Forse la nostra giovinezza. Eppure mi sembra di riprendere il filo di un discorso interrotto. E ripenso a mio padre, che era amato da tutti qui, e che stava così volentieri in mezzo alla gente. Quando uscivo con lui, tutti volevano offrirci qualcosa, un bicchiere d'acqua vite o una tazza di caffè. Come allora il profumo del caffè si mescola a quello della menta peperita e del basilico. A quest'ora Villa Cidro si va ripopolando. I contadini tornano dalla campagna.
Ora le bestie da lavoro sono state sostituite in gran parte dalle macchine, così come i mattoni crudi sono stati sostituiti dal cemento. Sullo stradone asfaltato la vita scorre con un ritmo più rapido. È cambiato il senso del tempo. Eppure questa trasformazione, di cui ora si cominciano a vedere chiaramente i risultati, e che sembra dovuta solo alle macchine, alla radio, al cinematografo, era già iniziata, sia pure impercettibilmente, ai tempi della mia infanzia. Finora ha proceduto lentamente, si può dire sul passo del bue e del cavallo, almeno per quanto riguarda la parte più numerosa della popolazione, che è composta di piccoli proprietari. Qui ognuno ha il suo pezzetto di terra e se lo coltiva con le proprie mani anche quando vanno a giornata altrove. Pezzetti di terra che non bastano per vivere, o meglio che non basterebbe a nessun altro che non fosse sardo e villacidrese. Anche loro, se escono di qui, anche per poco, non si contentano più di quel nulla che prima miracolosamente bastava. Fanno chilometri a piedi per andare a zappare i loro campicelli e tornano a sera coi loro somarelli, i loro cani, portandosi un cesto di frutta, un fascio d'erba, un ramo secco per la provvista dell'inverno, come formiche. Queste forme arcaiche di vita in pochi anni spariranno totalmente senza lasciare traccia. Il divario tra le vecchie generazioni e le nuove è grandissimo. Lo stacco netto, deciso. Ai miei tempi, riunioni di questo tipo a Villa Cidro non erano assolutamente concepibili, almeno tra i giovani del ceto medio. A Villa Cidro, anzi, il ceto medio non esisteva nemmeno. C'erano contadini, pastori, operai. Per frequentare le scuole superiori bisognava andare a Cagliari. Ora qui c'è il liceo classico, mentre non c'è un istituto tecnico agrario o industriale. I popolani prima si riunivano per le feste e ballavano i loro balli tradizionali, il ballo tondo, su basso d'orrau, e come ballavano bene. E questi ci provano. Non molti anni fa, prima che questa lenta trasformazione avesse inizio, sul fare della notte si sentiva per i loggiati un gran batter di magli. I contadini pestavano le fave per i buoi. Ora anche i più poveri possiedono una macina, ma il sistema di foraggiare le bestie è sempre lo stesso. Si riempie la mangiatoia di paglia, ci si spruzza su una manciatina di fave peste e il bue mangia la paglia così insaporita. Poi la mangiatoia viene di nuovo riempita. E l'operazione si ripete finché il bue non è sazio e dura 2-3 ore. Il contadino parte all'alba dal paese e arriva sul campo quando il sole è già alto. Stacca i buoi dal carro, li aggioga all'aratro, che fino a pochi anni fa era l'antico aratro a chiodo, e comincia il lavoro. Il villacidrese, che è il più intraprendente e attivo dei contadini del Campidano della Tregenta, usa anche il cavallo. Alle 9 circa fa una breve sosta, lascia riposare le bestie e si abbrustolisce una fetta di pane. Riprende il lavoro e alle 2 fa un'altra sosta. Poi continua ad arare e va avanti fino all'ora del ritorno. Il lavoro è reso più lento e faticoso dalla sprezza della terra disseminata di sassi, che l'aratore deve raccogliere uno a uno. Caratteristica questa di tutta la Sardegna, anche se meno accentuata qui nel Campidano. Così accadeva un tempo, così in parte accade anche oggi.
Ma oggi il ritmo delle macchine si va mescolando a quello antichissimo del bue e del cavallo. Villa Cidro ha sempre avuto questo aspetto civile e selvaggio a un tempo. O meglio, ha questo aspetto da quando sono cresciuti i pini. Un paradiso terrestre abitato da diavoli, dicevano i villeggianti cagliaritani che pretendevano di comprare tutto per pochi soldi. Villa Cidro era un paese di caprai e di briganti che non avevano mai tollerato padroni. Gente aspra e qualche volta anche cattiva, perché cattivi si diventa. I boschi di Villa Cidro erano stati distrutti prima dal governo piemontese, poi dai carbonai toscani. È una storia lunga da raccontare. Saverio Eca, il protagonista del mio ultimo libro, Il disertore, è un ragazzo come questo. E non è certo un brigante. È un uomo costretto a combattere una guerra assurda che non sente. E alla fine uccide e diserta perché ha ricevuto un colpo di scudiscio. Diserta e viene a rifugiarsi in questi boschi, il solo posto nel quale si sente al sicuro. Sì, e noi siamo su queste montagne da quando i cartaginesi sbarcati nell'isola tagliarono tutti gli alberi da frutto con la pretesa di farci coltivare il grano. Il grano che serviva alle loro guerre. Ma quassù non è mai arrivato nessuno. E di quassù abbiamo assistito a guerre e battaglie. Laggiù sono i castelli di San Gavino, di San Luri, e quello un poco più lontano dell'Acqua Fredda, che spicca isolato nella pianura.